Buonasera e benvenuti a Dalla Vostra Parte Verso il Voto. Questa sera abbiamo con noi Luigi Di Maio, che è il candidato premier del Movimento 5 Stelle. Buonasera Di Maio. Buonasera a voi. Buonasera. Da lei vogliamo tante cose questa sera, glielo dico subito, di anticipo, vogliamo i nomi dei ministri, vogliamo capire dove va questo governo, che voi volete, avete intenzione di fare, se riuscirete ad avere la maggioranza, vogliamo sapere anche... La accontenterò come posso, Questa è una promessa, guardi che io l'ho sentita tutti, questa è la promessa che noi non ci faremo sfuggire, che quindi lei ci dovrà poi dire anche come coprirà tante di quelle... così, di quel programma che ha annunciato, che è abbastanza ampio, insomma. Ma però vorrei partire una cosa, perché questa campagna elettorale si apre forse con un'uscita di scena, o almeno a noi è sembrata così, che si trattasse di un'uscita di scena o comunque di una presa di distanza. Di chi? Del fondatore, ovviamente, di Beppe Grillo. E allora la vediamo subito. Grazie. E inizia adesso un'avventura straordinaria di liberazione. E così alla fine l'addio è arrivato. Dopo 9 anni il papà dei Grillini sembra allontanarsi dal Movimento 5 Stelle. Lo ha detto proprio lui attraverso il suo blog, che ora torna a essere di sua proprietà e da cui sparisce ogni riferimento alla sua creatura politica. Eppure è proprio da qui, dal suo blog, che tutto è partito. Correva l'anno 2009 e Beppe Grillo riempiva le piazze con i Vaffa Day. Ad accompagnarlo c'era sempre l'amico Gianroberto Casaleggio, che con la sua società rappresentava l'anima e le finanze del Movimento 5 Stelle. Cavalcando la protesta, nel 2012 parte a modo suo alla conquista della Sicilia. Pochi mesi dopo, il Movimento 5 Stelle è consacrato dalle politiche come primo partito d'Italia. Trionfi, polemiche e qualche scivolone. Vincono loro. Intanto io mi prendo un malox. Il Movimento 5 Stelle conquista città importanti come Roma e Torino. Ma poi si ritrovano anche loro a fare i conti con gli avvisi di garanzia. Il sindaco si è affidato di persone sbagliate, può succedere, entri in una... Gioie e dolori che adesso Beppe Grillo pare voglia lasciare ad altri. Non dovete essere tutti sulle mie spalle, io non posso essere assolutamente il vostro referente per il vostro futuro, createvelo il vostro futuro! Allora Di Maio, questa presa di distanza, lei ha detto che non è un parricidio, ma io partirei dalle parole di Grillo, liberazione, ma è una liberazione... Da voi o siete voi che vi liberate di lui? No, ma non è nessun allontanamento, questo è il punto. È che Beppe Grillo ha sempre sentito l'esigenza di raccontare il mondo, il futuro. Lui è stato uno di quelli che ci aveva preso sulla Parmalat, sul Monte dei Paschi di Siena. E il suo blog in questi anni era diventato anche... il portale da cui venivano fatti i comunicati politici del Movimento 5 Stelle. Adesso queste due cose si separano, quindi la linea politica del Movimento la portano avanti gli eletti come me, come tanti altri che siamo nelle istituzioni, mentre Grillo sul suo blog potrà raccontare delle smart city, delle nuove tecnologie, della blockchain, tutti i temi che gli permettono. Sicuramente i due canali di informazione li abbiamo divisi adesso, ma non è che si sono divisi e Beppe Grillo e il Movimento. Beppe resta, cioè, il garante di questa forza politica. Divini per colpire insieme. Ma mi dica una cosa, Grillo parteciperà a questa campagna elettorale? Cioè, ci sono degli appuntamenti? Certo, l'ha già fatto. Comparirà o sparisce? Abbiamo consegnato il simbolo al Ministero dell'Interno qualche giorno fa e adesso abbiamo una serie di iniziative in programma nelle prossime settimane e quindi nel prossimo mese di campagna, come è sempre stato. Cioè Beppe c'è sempre stato, ma ha sempre detto che il Movimento doveva camminare sulle proprie gambe. Oggi io sono stato individuato dal Movimento come capo politico, lui resta il garante, poi abbiamo tanti eletti nelle istituzioni, sempre di più, che portano avanti un...
Movimento che è la prima forza politica del paese, il Movimento 5 Stelle, il primo movimento d'Europa, anche perché in questi anni ha tenuto fede a delle promesse come quello di rinunciare al vitalizio, tagliarsi gli stipendi. Io da vicepresidente della Camera non ho mai usato la mia auto blu, il mio volo di Stato, il mio doppio stipendio, il mio doppio rimborso. Non ci racconti tutto perché sennò esaurisce tutti gli argomenti, poi so che siamo in campagna elettorale, quindi tutti devono enfatizzare le cose, però insomma, ascolti. No, vabbè, questa è verità. Ma quindi vi presenterete sul palco lei e Grillo? Anni. Mi dica questo, perché sì, faremo delle iniziative insieme. Ci dica una insieme, data, tanto ci sarà già qualche programma, ci dica un giorno dove vi presenterete, dove vi apparirete insieme. Nel mese di febbraio faremo delle iniziative insieme, tra un po' lanceremo il nuovo programma di eventi che riguarda la fine della campagna e vedrete anche dove parteciperà Beppe. Quindi non ci dà delle indiscrezioni. Che come sempre ci ha dato una mano. Non ho capito? Non ci dà delle indiscrezioni Di Maio. Qui noi abbiamo bisogno no, di per qualche ora no, indiscrezione. Per ora no, bel Pietro. Però i ministri poi ce li dà, Ce l'ha promesso. Io lo ricordo. Vi presento sì, i nostri ospiti. Prima delle elezioni li conoscerà. Dopo noi lo cercheremo. Mario Platerò di Il Sole 24 Ore. Buonasera, che è qui con noi. E Tommaso Labate del Corriere della Sera. Buonasera. Buonasera. Allora, però prima di parlare, di entrare, perché in questi momenti si parla anche di un'altra cosa, che sembrava un po' dividere il Movimento 5 Stelle dal suo fondatore Beppe Grillo, le alleanze, perché sembra che tra Di Maio e Grillo ci siano due idee diverse sulle alleanze. Guardiamo. Ma perché fate domande che non hanno senso? Cioè, è come, non so, è come dire a un panda se un giorno potrà mangiare della carne cruda. Sul tema alleanze, Grillo è categorico, nessun cedimento. Noi ci cibiamo di bambù, bambù cuore di bambù, di un tipo solo di bambù. Niente alleanze allora per il Movimento 5 Stelle? Peccato che per governare serva una maggioranza. Gli ultimi sondaggi infatti dicono che il Movimento 5 Stelle sarebbe il primo partito, ma avrebbe solo il 27% dei voti, un risultato molto lontano dai numeri necessari per governare. La sera delle elezioni noi faremo un appello pubblico a tutti i gruppi parlamentari e gli chiederemo di votare la fiducia alla nostra forza politica. Non solo, Di Maio promette anche di presentare la lista dei suoi ministri poco prima delle elezioni. Io presenterò la squadra dei ministri prima del 4 marzo. Una squadra a prendere o lasciare, che i grillini dicono di non voler discutere con nessuno. Ma le ipotesi di alleanze sui giornali continuano a circolare. L'ultima l'ha rilanciata stamattina La Stampa. Secondo il quotidiano torinese, Di Maio non vorrebbe l'accordo con Liberi Uguali perché non garantirebbe la maggioranza. Più possibilità invece di un'intesa con la Lega, con cui condivide alcuni temi comuni, dai vaccini alla legge Fornero. Allora, cerchiamo di capire un attimo qui, queste alleanze ci sono, non ci sono, ma è vero? Perché anche oggi sui giornali si affacciava l'idea che, insomma, voi state strizzando l'occhio alla Lega. Ma i giornali che stamattina parlano di questo accordo, di questo possibile accordo, dicono cose errate. Quella notizia non è una notizia e non è vera. E tra l'altro quella frase che viene attribuita a me la smentisco categoricamente e approfitto della sua trasmissione per farlo. Detto questo, io ho sempre detto una cosa e su questo siamo tutti d'accordo come movimento. Se dovessimo avere i numeri per governare da soli, perché saremo la prima forza politica, avremo superato il 35%, bene, allora vorrà dire che governeremo da soli il Paese. Ma se non dovessimo avere i numeri per governare da soli, saremo comunque la prima forza politica d'Italia, noi non lasceremo il Paese nel caos. Dovrete mangiare la carne cruda anche se siete dei panda, per usare la frase di Beppe Grillo. Si sono fatti una legge elettorale che crea solo incertezze e instabilità. L'avevano fatta per provare a mettere insieme Berlusconi e Renzi. Ora Renzi sta crollando nei sondaggi e quindi questi due non fanno più 51%. Noi, la sera delle elezioni, lo avete visto anche nel servizio prima, non lasceremo l'Italia nel caos. Chiederemo ai gruppi parlamentari chi vuole convergere sui programmi, non sulle poltrone, gli scambi di poltrone, sulle priorità, pensioni, abbassamento delle tasse per le imprese, diminuzione della burocrazia. Sì, ma mi dica una cosa, Di Maio, scusi se la interrompo. E chi ci vorrà stare farà un governo. Ok, ma per fare un governo, visto in tutti questi anni di storia della Repubblica,
quando si fanno le alleanze entrano dei ministri che sono quelli delle altre parti politiche. Voi li prenderete i ministri, che ne so, della Lega, del PD, di Forza Italia, di Liberi Uguali? Io credo che gli italiani non vogliano più questo, cioè non vogliono più quindi assistere alla spartizione. Quindi sarete solo voi senza... Prima delle... No, le dico Belpietro, prima delle elezioni io presenterò una squadra di governo che non sarà patrimonio del movimento, ma patrimonio del paese. Voglio coinvolgere professionalità, personalità che parlino al paese. Quella squadra sarà patrimonio di tutta l'Italia e quello sarà la partenza del programma su cui noi vogliamo fare poi convergenze sul programma. Mettiamo al centro i problemi degli italiani, non la gente da mettere. Non le poltrone dei ministeri e anche dei sottosegretari. Tommaso L'Abate, ti convince? Sarà possibile farla una cosa del genere? Vuoi chiedere qualche chiarimento a Di Maio? È un caso unico nella storia della Repubblica che un governo che nasca da un appello collettivo rivolto dalla forza politica che prende la maggioranza relativa non sia frutto ovviamente di accordi che riguardano anche delle caselle di governo. Tra l'altro il governo di cui parla Luigi Di Maio adesso, cioè un governo che nasca attorno a una forza che ha vinto di fatto le elezioni, in questo caso sarebbe, stando ai sondaggi, il 5 Stelle, sì. È la stessa ipotesi che il 5 Stelle ha rifiutato 5 anni fa, allora quando fu destinataria Bersani di un appello simile, che era quello formulato da Pierluigi Bersani. A questo punto la mia domanda a Di Maio è, andando un po' sul terreno del concreto, il ministro dell'economia del Movimento 5 Stelle, che a questo punto dovrebbe essere gradito anche alle forze politiche che accetterebbero quell'appello, che è uno rispetto a cui a Bruxelles si metterebbero le mani nei capelli, oppure uno che è pronto a dialogare anche con l'Europa? No, dovrà essere una persona conosciuta sia nell'ambiente dell'Unione Europea ma anche a livello internazionale. Io credo che il nostro ministro dell'economia, un ministro dell'economia che merita l'Italia, non il movimento, debba essere una persona che è conosciuta negli ambienti con cui dovrà avere a che fare e soprattutto che sia propensa al dialogo, perché io credo molto a livello europeo nel dialogo per metter mano a dei dossier importanti come quelli che riguardano l'accesso al credito, la povertà. Guardi che per me e per il movimento dare più potere all'Unione Europea, per esempio, per uniformare la tassazione, eliminare i paradisi fiscali nell'Unione Europea o metter mano al problema dei poveri in Europa, che in Italia sono prima di tutto cioè, i pensionati. Voi dite quella è l'Europa che ci piace. Ascolti Di Maio, ma mi dica solo una cosa, ma lei inviterebbe per prima cosa, quando dovesse cercare delle alleanze, a colazione, a cena, decida lei cosa vuole fare, se offrire un pranzo oppure un cappuccino, Grasso o Salvini? Io le dico, ora noi non possiamo sapere neanche quale no, sarà lei mi, la beh, ma bravo, cioè dirà, parlo più volentieri con Salvini o con Grasso. E in ogni caso, non le ho chiesto di farlo diventare ministro dell'economia no, o Salvini Pietro, guardi, o dell'interno. Io in questa mi scusi, Belpietro, il tema è che non ci sono né colazioni né pizze da fare, ci sono le prassi istituzionali. Pizza e fighi non si fa. Un appello pubblico. Un appello pubblico, chi risponderà, faremo degli incontri in maniera trasparente, delle consultazioni, vedremo chi vorrà convergere sui nostri temi. Noi abbiamo 20 punti per migliorare la qualità della vita degli italiani. Ci dicano quali sono però gli altri lei, punti cappuccino per loro per migliorare la qualità della vita Grasso, degli italiani. Né con Salvini per ora. Intanto però forse no, qualche caffè che l'ha preso con qualcun altro Di Maio, nel senso che magari qualche con candidato già c'è. Vediamo. Volti noti, VIP e giornalisti famosi, altro che uno vale uno. Il Movimento 5 Stelle si affida a nomi eccellenti per lanciare le candidature alle prossime elezioni. Buonasera a tutti. A Pescara Di Maio annuncia i nomi dei candidati. Fra attori, magistrati e giornalisti, il più acclamato è l'ex comandante Gregorio De Falco, quello che tentò di salvare la Concordia dal naufragio e al telefono urlò al comandante Schettino. Comandante, per cortesia. Solo due parole, un ringraziamento per l'affetto, il calore e talvolta anche la stima con cui mi avete accolto.
nella vostra associazione. E poi ci sono Elio Lannutti, difensore di consumatori e risparmiatori, amico di Grillo e nemico delle banche, l'attrice Claudia Federica Petrella, Emilio Carelli, ex direttore di Sky, e un altro big, un volto noto della televisione, Gianluigi Paragone. E ci sarebbero anche dei nomi nuovi, destinati a far rumore, che non sono stati ancora svelati. Dei nomi che conoscerete la settimana prossima dei collegi uninominali sono stati contattati da leader dei partiti italiani per dirgli: ti prego, non ti candidare con loro, ci rovini. Sta succedendo questo. Oltre ai nomi dei candidati al Parlamento, poi c'è la lista dei futuri ministri, che dovrebbe essere svelata pochi giorni prima del voto. Chi farà parte dell'eventuale governo Di Maio? Si fanno i nomi dei magistrati Piercamillo Davigo, ex colonna del pool di Mani Pulite, Raffaele Cantone, capo dell'anticorruzione, e del PM antimafia Nino Di Matteo. Il movimento si presenta da solo. E chi lo voterà? Voterà una forza politica che non fa ammucchiate, e questo significa permettere dopo al governo italiano di lavorare per gli italiani e non per gli scambi di poltrone o le brame di potere. Di Maio, allora ce lo dice il nome di qualche ministro? Ce ne dà qualcuno tra quelli che abbiamo mostrato che farà il ministro? Ma le dico chiaramente che prima di tutto il nome di Piercamillo Davigo assolutamente non è una persona che in questo momento è prevista nella squadra del governo né negli uninominali, e tutti gli altri nomi però non esclude quindi Cantone, non esclude quindi Cantone, no, ma e anche le dico, Di Matteo. Facevo l'esempio di Piercamillo Davigo perché c'è sempre questo mito, no, siccome per cui ha escluso Davigo, Davigo, io dico, se non tirato esclude anche gli altri due, può darsi che gli altri due possono sì, starci. Escludo tutti i nomi, in particolare Davigo, che ci ha tenuto a dire che non si candiderà con noi e che non farà parte della nostra squadra di governo, ed è per questo che ho precisato nel suo caso. Però detto questo, le persone che conoscerete anche la settimana prossima e che saranno candidate con noi nei collegi uninominali sono veramente profili che faranno tremare anche i polsi delle altre forze politiche. Si sono proposte tante personalità del mondo dell'imprenditoria, nel mondo dell'università, della medicina, della ricerca, dello spettacolo. Ci sono tante persone che io presenterò la settimana prossima anche con un'occasione ufficiale, un'occasione pubblica, e queste persone arricchiranno la squadra del movimento anche per rispondere a coloro che ci chiamano incompetenti. Io adesso sto intervenendo su una rete Mediaset, colui che ha fondato il TG5, il TG.com e anche Sky TG24, che è Emilio Carelli, un vostro collega, si candiderà con noi, come ha visto il comandante sì, De Falco, visto. Come conoscerà c'è qualche tante ministro altre tra quelli personalità. Di Maio, tra quelli c'è qualche non ministro? Non faccio nomi, no. E non ci sono, vabbè, quindi non ci sono nomi. Lei tra ci aveva di promesso che forse ci dava qualche politiche chicca, qualche anticipazione, non ce lo va a dare, però io siccome le ho detto lei parla, che la accontentavo come potevo. Allora, siccome non ci vuole dare i nomi dei ministri, almeno ci vorrà dire dove troverete i soldi per le tante promesse che si stanno facendo in questo momento, non solo voi, e le fanno tutti i partiti. Ma intanto vediamo le vostre, poi dopo ci ragioniamo intorno, guardiamo. Reddito di cittadinanza, taglio delle tasse e aumento delle pensioni. Il Movimento 5 Stelle, con il suo programma, rischia di trovarsi in numeri decisamente da capogiro. Prima di tutto c'è il reddito di cittadinanza, un assegno per tutti gli italiani in difficoltà, che secondo il Movimento costerebbe 17 miliardi all'anno. Molto di più per gli economisti della Voce.info, cioè quasi il doppio, 30 miliardi. Ci sono altri 17 miliardi di aiuti alle famiglie più povere e il superamento della legge Fornero. Qui i conti non tornano. Sono 7 miliardi necessari da trovare per i grillini, 20 secondo le stime dell'INPS. E infine 10 miliardi di investimenti pubblici all'anno tra acquedotti e internet. Soldi che escono, lo abbiamo capito, ma come entrano? Forse con nuove tasse? No, perché Di Maio Premier promette di abbassarle. Via l'IRPEF, operazione da 13 miliardi all'anno, recuperati grazie alla cancellazione del bonus degli 80 euro. Via anche l'imposta tanto odiata dalle imprese, l'IRAP, che ne varrebbe 16, totale 29 miliardi. E non è finita qui. Mai smettere di sognare. I 5 Stelle vogliono abbassare le tasse, aumentare le spese e, ultima grande promessa, ridurre il debito. Ma come faranno?
i cartelli che dovrebbero spiegare dove troveranno i soldi, poi con Di Maio li commentiamo, guardiamoli subito, eccoli qua, coperture annue del programma del Movimento 5 Stelle, 40 miliardi, taglio delle agevolazioni fiscali delle banche, eccetera. Poi vediamo un po' dove trovano i soldi per finanziare tutto ciò, vediamo se arriva anche l'altro cartello che ricommentiamo un po' con tutti quanti, eccolo qua, le altre 33 miliardi di spesa pubblica, sprechi e vitalizi, questo è il taglio che verrà fatto, speriamo che tutti questi vitalizi appunto riescano a finanziare, 1,5 miliardi l'abolizione delle grandi opere, basta la TAV, basta con il MOSE, e infine eccole qua altre risorse che verrebbero trovate, taglio delle agevolazioni fiscali, ancora le banche, torniamo su quello per la verità. Di Maio, tutti questi soldi ci saranno? Allora, Belpietro, io le dico prima di tutto una questione, ecco, di è metodo. Arrivato il cartello che ci hanno ripetuto, qui poi facciamo da 132%, mi scusi, il PIL, il debito, il rapporto debito-PIL scenderebbe al 90% in 10 anni, se ci foste voi al governo. Prego. Allora, voglio dirle prima di tutto una cosa, tutti prometteranno di fare delle cose tagliando le spese inutili. Però in questi anni, c'è da dirlo, gli unici che senza aspettare una legge hanno rinunciato al vitalizio, tagliato gli stipendi, rinunciato a auto blu e privilegi siamo stati noi. Quindi questo ci dovrebbe dare un po' di credibilità in più rispetto a tutti gli altri. Dice, noi lo faremo. Che gli sprechi della pubblica amministrazione li aggrediremo e li taglieremo. È vero che ci sono i vitalizi e li vogliamo tagliare, ci sono le pensioni d'oro sopra i 5.000 euro netti per chi non ha versato i contributi e li vogliamo tagliare, ma lo Stato italiano, anche dimostrato dai vari commissari alla spending review, spreca tanti altri soldi, tanti soldi. In partecipate inutili. Aspetti un attimo che coinvolgo Alessandro Platerotti. Quindi noi vogliamo toccare quella spesa. Sì. Con la credibilità di chi non ha aspettato una legge per tagliarla, per a tagliarsi, se stessa quella spesa inutile. Tagliarsi i soldi e tagliarsi quelli. Alessandro, sì. Mi vuoi aiutare? C'è qualche domanda? Beh, al di là dei numeri, quello che conta è questo. Io credo, un conto è rinunciare all'auto blu, un conto è risanare un paese. Ora, non è che si governa solo perché si è rinunciato all'autista, o almeno si è credibili per questo. Quello che si è credibili quando uno dice... Voglio una giustizia rapida, equa ed efficiente, ma anche la giustizia costa riformarla. E quello che vorrei capire è come pensate di ridurre la durata dei processi. La certezza del processo e della pena sono aspetti che sono stati promessi tante volte, finora disattesi. Come pensate di farlo voi o di riuscirci? Secondo punto, questo è un paese che ha vissuto e sta vivendo crisi industriali grandi, penso all'Ilva e penso all'Italia. Lì come si sarebbe comportato? Prima di tutto mi fa piacere che lei faccia il passaggio sulla questione dell'auto blu. Io non dico che rinunciando all'auto blu, ai vitalizi e agli stipendi si risolvano i problemi del Paese, però qui è una questione di credibilità, perché tutti lo dicono prima delle elezioni, ma poi noi lo facciamo dopo le elezioni. E quindi io facevo quel passaggio prima di tutto per la credibilità di una forza politica che fa quello che dice, anche perché pure Berlusconi fece firmare il patto del parlamentare 5 anni fa ai suoi parlamentari, che poi non hanno votato la nostra legge quando abbiamo proposto il taglio dei privilegi. Ma detto questo, per entrare nello specifico delle due questioni che poneva lei, sulla giustizia, per me i tribunali devono lavorare il doppio del tempo di quello che stanno lavorando oggi, e secondo me possiamo riqualificare del personale che prendiamo da enti, altri, da, enti dello da enti dello Stato, ma io guardi, su questo non ho nessun problema a dirlo, noi abbiamo bisogno di personale nei tribunali e di velocizzarne le procedure. Per velocizzare le procedure anche dei giudizi dobbiamo semplificare la normativa, perché se c'è un'ampia discrezionalità oggi nel giudizio del magistrato è legato soprattutto al fatto che quando in Parlamento si scrivono le norme o sono troppo complicate o si contraddicono con quelle di prima. Infatti il nostro piano è l'abolizione di 400 leggi inutili dello Stato, invece di aggiungerne di nuove, ne vogliamo eliminare di quelle che non servono o che si contraddicono, così anche da semplificare le procedure per arrivare al giudizio. Far vedere. E poi c'è un'ultima cosa. Dica velocissimo però, perché abbiamo un po' di tempo. Prego. Che è molto importante, la prescrizione. Se noi facciamo sempre in modo che più si perde tempo durante il processo
e più è sicuro che non si arriva al giudizio, tutti proveranno a perdere tempo per arrivare il più lontano possibile e non dare giustizia a quello che ci ha fatto vedere, però, che ha fatto causa. Tornando sui temi economici, quindi dobbiamo eliminare la prescrizione dal primo grado di giudizio. Via la prescrizione, ma le volevo far vedere quello che ha detto il Premier a Davos, cioè ha dichiarato alcune cose che vi riguardano forse. Guardate. Ecco qui, in Italia non trionferanno i populisti e gli anti-europei. Cioè, insomma, credo che ce l'abbia con voi, Di Maio. Voi l'avete tolto il referendum sull'euro dalla... Forse ce l'avrà con qualcun altro, perché oggi per populista si intendono quelle forze politiche di estrema destra che stanno nascendo in tutta Europa e che per esempio sostiene Salvini, che sta nella coalizione di Berlusconi, che è andato al Parlamento europeo, al Partito Popolare Europeo l'altro giorno, a dire che lui è un moderato. Quindi, io personalmente, se per populista si intende la Le Pen, Alternative for Deutschland, questi partiti di estrema destra, io non mi sento non assolutamente populista. Senta, eppure le faccio vedere qualcuno che invece pure sull'Europa, Belpietro, sì. Proprio per anche ai suoi telespettatori, sì, rassicurarli. Dica. Un attimo. Il tema dell'Europa, come dicevo prima, per noi l'Europa deve cambiare su alcune cose, ma non vogliamo uscire dall'Unione Europea. Chiarissimo. Vogliamo restarci la interrompo e cambiare un attimo, quelle regole che non subito stanno dopo, aiutando le nostre perché c'è imprese. Qualcuno che ce l'ha proprio con lei invece, tra poco. A tra poco. Non laureato e senza idee, portato avanti solo da Grillo, che fa il vicepresidente della Camera abusivamente. Allora Di Maio, un po' gliel'ho già fatto vedere, ho già anticipato l'argomento, insomma, c'è Sgarbi che l'attacca in maniera abbastanza pesante sui temi della preparazione, dei vitalizi e delle pensioni, così. Ma lo rivediamo un attimo, poi lo commentiamo insieme. Guardi. Io, il mio vitalizio, ho smesso di prenderlo, avendo deciso non tanto quello che oggi dovrei ricevere, ma quello che ho ricevuto, di destinarlo al restauro di opere d'arte nei luoghi terremotati. Lo do per il restauro dell'Italia ferita, lo do per mettere a posto quello che è ammalorato, lo do perché quello che non ha mai visto e non conosce Di Maio sia salvato per sempre per l'umanità. Chiaro? Chiaro Di Maio? Ecco, c'è non... proprio con lei, noi l'abbiamo visto, ma le voglio far vedere invece anche qualcun altro che ce l'ha con lei. Una frase dell'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, eccolo qui, che riguarda la questione delle pensioni. Dice, ci vogliono tagliare le pensioni d'oro, Di Maio quantifica prenderemo 12 miliardi di euro, per chi conosce i numeri di bilancio dello Stato significa tagliare le pensioni di chi prende 2.300 euro al mese. Mi sembra una pensione d'oro? A me no, questo è ciò che dice Matteo Renzi, ma le volete tagliare queste pensioni, pensioni d'oro, pensioni d'argento, forse anche di bronzo, vedendo i 2.300 euro lordi, questo è. Infatti Matteo Renzi mente, noi vogliamo tagliare le pensioni d'oro sopra i 5.000 euro netti al mese per le persone che non hanno versato i contributi per ottenere una pensione da 5.000 euro netti al mese, chi li ha versati la prende. Poi noi abbiamo un piano per la pensione di cittadinanza, che è una pensione che dovrà intervenire sulle pensioni minime. Non è possibile, questo è uno Stato incivile che dà pensioni minime sotto la soglia di povertà. La soglia di povertà per l'Europa è 780 euro al mese. Almeno a quella dobbiamo portarli, visto che andando a Milano ad una mensa che aiuta le persone in difficoltà come Pane Quotidiano, che distribuisce pasti, vi diranno che il 70% degli italiani che vanno a queste mense per i poveri sono pensionati, che noi qui i poveri italiani. Spesso ci occupiamo di queste faccende, Pane Quotidiano l'abbiamo fatto vedere spesso, abbiamo raccontato anche molte storie, ma le chiedo una cosa, lei sa quante sono le pensioni d'oro su cui si potrebbe intervenire, quelle che non hanno versato i contributi? Sono tutte quel tipo di pensioni che quanti hanno... Quanti sono? Ma il numero di pensioni d'oro varia in base alle persone che hanno versato i contributi, nel senso che non sono il numero, ma sono quanti contributi sono stati versati. Sì, ma quanti in sarebbero meno questi, rispetto a perdoni. Quello che prendono? Quanti sarebbero? Stiamo parlando di diversi miliardi di euro da recuperare. Miliardi. Questo è il punto fondamentale. Noi dobbiamo intervenire su quelle pensioni per recuperarlo. Poi, scusi un attimo, Belpietro, visto che ha fatto vedere quella carrellata di insulti dall'assessore alla cultura che viene dalla regione siciliana, l'avevamo io ho visto scelto. Già,
Io ho scelto di candidarmi con il Movimento 5 Stelle e di candidarmi anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da quando l'ho fatto, ogni mattina a ripetizione ci sono Renzi, Sgarbi, Berlusconi, Salvini che mi attaccano. Ora, questo è uno degli attacchi, ma tenete presente che sono giorni che ognuno di loro si sveglia e attacca Di Maio. Lo sport è diventato questo, però mi fa anche ben pensare sul fatto che siamo la prima forza politica, loro lo sanno e provano a fermarci con questi insulti da quattro soldi. Non tornano i conti, perché sostanzialmente sono 151.000 assegni da 5.000 euro, arriveremo a poco più di 3.000, cioè o li paga in bitcoin la differenza o non so come li paga. Cioè non è convinto Vladerotti? No, sull'aspetto dei 5.000, nel senso che poi soltanto tagliando quelle non ci si arriva. I miliardi dai non si tirano fuori, su, dice lui. Dai 5.000 ma siamo, scendiamo ancora, parlando, perché fino a 5.000 sono solo 151.000 assegni. Più andiamo su, più diminuiscono, sì. Quindi credo che poi i conti non tornino, più salite di soglia. Lei è convinto? No, ma il tema è che noi possiamo recuperare miliardi di euro da questa manovra in più anni, come abbiamo sempre detto, che possono rappresentare un recupero, ma prima di tutto, mi permetta, questa è un'opera di giustizia sociale, perché in questo Paese nessuno crederà mai nelle istituzioni finché un pensionato minimo da 400 euro al mese vedrà uno che ne prende 8.000 o 9.000 euro al mese senza aver versato i contributi. A prescindere da quanto si porterà a casa, è un tema di giustizia sociale. Belpietro, a me si applicherà la legge Fornero, perché ho rinunciato al vitalizio mascherato, che era quello che mi permetteva di andare in pensione a 65 anni dopo 4 anni e 6 mesi. Dopo 4 anni e 6 mesi di lavoro. Come che noi vogliamo cambiare la legge Fornero partendo dai lavori usuranti, perché un operaio impiegato nell'edilizia a 67 anni su un'impalcatura a 40 gradi non ci deve stare in un paese civile quella persona. Fermi un attimo, vi voglio però, siccome lei ha introdotto anche un altro argomento, insomma, quindi anche i temi che riguardano il sociale, quindi uno dei grandi problemi e la sicurezza, parliamoci chiaro, la gente si preoccupa perché vede dei reati, qualcuno che entra in casa propria. Io vi voglio far vedere questo servizio e poi ne ragioniamo insieme. Lui libero, in giro, e io arresti domiciliari. Hanno sparato per difendere la propria vita o quella dei propri cari, di fronte a ladri, pronti a tutto. Aggrediti e poi beffati. Noi non siamo tutelati per niente, veniamo derubati e derisi. Hermes Mattielli è morto di infarto quando ha scoperto di dover risarcire i Rom che lo avevano derubato. 40.000 euro di spese legali anche per Graziano Stacchio, il benzinaio che ha sparato a un ladro, uccidendolo. Io mi vedo questo personaggio con una maschera che mi viene incontro con il fucile e io praticamente sull'angolino lì. Quando sono da solo magari sì, mi dà fastidio, te lo porti con te, non è che puoi cancellare tutto. Rodolfo Corazzo, gioielliere di Rodano, è stato sequestrato con la sua famiglia da 3 banditi, ha reagito e sparato. Per lui 2 anni di guai e costose spese giudiziarie. E poi c'è chi dietro le sbarre alla fine ci finisce veramente solo per aver difeso la sua famiglia da una rapina, come è successo ad Antonio Monella. Mio papà non sta bene, perché è molto difficile stare in carcere. Si sono difesi e sono finiti nei guai e pagano al posto dei ladri. Ma allora Di Maio, questa legge sulla legittima difesa di cui si parla, è giusto cambiarla? Voi sareste favorevoli? Che volete fare? Prima di tutto io vorrei fare in modo che una persona non si debba difendere con un'arma da uno che gli entra in casa. Cioè vorrei fare 10.000 assunzioni nelle forze dell'ordine per permettere alle forze dell'ordine di avere un organico tale che possa difendere i cittadini italiani, poter pattugliare i quartieri e fare quello per cui noi paghiamo le tasse. È chiaro che oggi abbiamo una carenza di organico nelle forze dell'ordine che è pazzesca e ce l'abbiamo, e questo produce anche un'età media, non per colpa loro, delle forze dell'ordine tra le più alte d'Europa.
Poi vorrei costruire due nuove carceri, perché se abbiamo un problema di spazi, allora costruiamo due nuove carceri e mettiamo amnistie, in galera quindi. Chi ci deve andare. Basta e amnistie. Non con gli ma gli svuota carceri, le amnistie, le leggi ad personam, gli indulti e poi quelli che le hanno fatte oggi vengono a parlare di sicurezza in campagna elettorale. Ma in questi anni sono stati fatti gli svuota carceri perché dicevano non c'erano i posti nelle carceri, ma costruiamo, riapriamo quelle che sono state chiuse. Ma a me sembra una scusa, ma anche Di Maio, mi dica una cosa, ma le piace leggi... la politica dei Minniti, diciamo così, sul tema dell'immigrazione o farebbe altre cose? A me sembra che l'immigrazione sia ancora un fenomeno fuori controllo in Italia ed è fuori controllo perché è un business, lo abbiamo visto con l'inchiesta Mafia Capitale, i soldi dei campi rom, i soldi dell'immigrazione entravano nelle cooperative corrotte, quelle poche corrotte che ci sono, e rientravano all'interno delle casse del partito del PD che non voleva risolvere poi il problema dell'immigrazione, guarda caso, grazie, un business che finanziava insomma, anche le casse. Insomma c'è qualcuno che ci guadagna, quindi ascolti, uno dei grandi temi però di cui si parla, l'ha capito anche dalle cose che ha detto Sgarbi, è ma questi non sono preparati, non sono laureati, non sanno bene che cosa fare, si troverebbero insomma alla guida del paese. Allora, prima le faccio vedere un piccolo filmato, poi torniamo e ne parliamo di questo argomento. Benvenuto. Grazie, le ho portato dei regali. Mi dai del lei? Ti ho portato dei regali. Quale vuoi che apra per primo? Il bigliettino. Questo? Ok. No, un regalo per la trasparenza. Vediamo un po'. Questa è la lista di tutti i mestieri che tutti i parlamentari del 5 Stelle facevano prima di essere eletti. Lo faccio vedere, quindi. Raccontano in giro che eravamo disoccupati, invece ci sono dottori, appunto medici, ingegneri, avvocati e praticamente, a parte che poi se ci sono cittadini disoccupati evidentemente colpevole, però giusto per smentire una avvocato, menzogna... ingegnere chimico, impiegato, ingegnere, esatto. Avvocato, psicologico... Di tutti noi, prima di entrare in Parlamento, avevamo dei mestieri. Ecco, le faccio vedere anche questo cartello, così commentiamo tutti e due, le dichiarazioni di Battista e anche, eccolo qui, candidati grillini 8 su 10 non lavorano, ma è così? Evidentemente anche da quello che ha fatto vedere Alessandro a Barbara D'Urso non è così. Noi avevamo delle nostre vite prima di essere eletti, io stavo avviando una start-up innovativa che era un'azienda che si occupava di web marketing e comunicazione, poi siamo stati eletti, però da noi, Belpietro, a differenza di tutte le altre forze politiche, esiste la regola dei due mandati, cioè puoi stare solo due volte nelle istituzioni da eletto, dopo lei è un devi colpo tornare solo, alla tua scusi, vita per cinque forza. Anni adesso. È già stato 5. Sì, sì, posto. Ma guardi, poi io lo vedo, io lo vedo nella mia, a fare un lavoro io normale. Lo vedo nella mia esperienza personale. Se tu ad uno sì, eletto nelle istituzioni, a un politico Maio, gli dici poi, che ha poco tempo anni, per fare lei... le cose, quella persona si metterà a lavorare per fare le Benissimo. Cose e per ottenere lei i risultati. Lei fra 5 se anni tornerà pensa di poter a fare un'attività privata dentro, alla fine si dimentica delle persone. Come dice Belpietro, chiedevo, non lei fra 5 anni tornerà a fare un'attività privata fuori dal Parlamento? Sì, assolutamente, io spero di poter tornare al progetto che stavo portando avanti prima, ma è logico che sia così, così quando sei nelle istituzioni ti preoccupi anche, quando devi tornare nel mondo reale, di migliorarlo quel mondo reale, perché sai che devi tornarci, il problema è tutta questa Chiaro. Gente che è stata 30 anni lì dentro e si è dimenticata dei problemi della gente. Si è dimenticata del mondo reale, l'abate? Ma io volevo solo dire che dal punto di vista proprio della democrazia, questo discorso che riguarda le lauree, sinceramente non mi convince tantissimo. Se li vuoi laureati tutti? No, nel senso che se noi cercassimo di avere il meglio per ogni ruolo dal punto di vista del profilo della competenza accademico, abbiamo il governo Monti e non so se poi è piaciuto tantissimo a chi l'ha avuto. Cioè sei diventato un po' grillino. No, mi sento di spezzare una lancia, in democrazia contano i voti, le lauree contano per il concorso accademico dove in realtà non dovrebbero contare i voti e quindi dovremmo ristabilire secondo me una liturgia di democrazia classica in cui in democrazia contano i voti nei concorsi accademici. Senti, ma l'abate, ma secondo te con chi si alleeranno i grillini alla fine? Perché se non hanno il 51% che faranno?
Beh, se non hanno il 51% non è fondamentale a governare un paese, però non sempre. Ricordo la famosa frase di Berlinguer, che in un'epoca in cui il paese era molto diviso, diceva non si può governare nemmeno col 51%. Quindi il tema delle alleanze si proporrà e si proporrà per tutti. E aggiungo che avrà delle ricadute anche su questi conti che stiamo facendo sui programmi del 5 Stelle, ma anche di Forza Italia, sì, della Lega, su quanto costano, del PD. Perché è evidente, chiaro, che al tavolo delle trattative per la formazione di un governo dal punto di vista politico, chiaro, ciascuno porterà a non rinunciare al pezzo pregiato. Ma la mangerete sta carne cruda? Perché voi siete il panda, no? Mi permette prima di tutto di dire che qui c'è questa leggenda per cui nel Movimento 5 Stelle non ci sono i laureati. Quando siamo entrati nel 2013 eravamo il gruppo più laureato che c'era. Il tema, e mi permetto anche di dire un'altra cosa, il tema delle competenze è importante dal punto di vista delle conoscenze, dei problemi che devi affrontare. Ma il nostro governo, oltre a metterci la testa, ci metterà il cuore, perché come diceva l'Abbate, sì, quelli solo con la testa, i super tecnici, hanno fatto la riforma Fornero, hanno fatto quelle leggi che hanno aumentato, vero, l'IVA, ma, agli esercizi commerciali. Il cuore significa quando fai un'operazione di intervento e di investimento, quando fai un'opera di riforma, ti chiedi le persone come staranno e che fine faranno, gli esodati, gli insegnanti, i disoccupati, chiaro, i giovani ma le precari, questo significa metterci cuore. Le farete cuore. Di Maio? La mangerete? Ma io non parlo cruda di alleanze, se non ci saranno, sì, i numeri dovremo dare un governo a questo paese, glielo daremo, ma non con lo scambio di poltrone, ma con convergenza con sui temi. Poltrone. Non so più come dirlo, non so più ma come noi, dirlo. Noi sa, dobbiamo capirle le cose, quindi cerchiamo di fare qualche domanda. Bene, noi ci fermiamo qui, grazie a Luigi Di Maio, grazie